Buongiorno a tutti, ci stiamo finendo di sistemare, tra poco cominciamo, intanto benvenuti a Sottosopra, bentornati se avete assistito anche alla presentazione di questa mattina. La mattina abbiamo parlato di sovranità, democrazia con riferimento ai paesi del Medio Oriente, in cui questo discorso si declina in un modo molto particolare, peculiare di quelle regioni, che spesso fatichiamo a comprendere perché siamo costretti un po' a giudicare con le nostre categorie. Questo pomeriggio adesso iniziamo col professor Carlo Galli dell'Università di Bologna, a seguire interverrà anche Tomas Pazzi, saggista che ha scritto una saggistica sulla sovranità verbale e traduttore anche per Pazzi Editore. Continueremo a parlare di sovranità, ma con riferimento invece al nostro contesto, l'Italia e diciamo, l'area politica, geopolitica che di cui facciamo parte. In Italia di sovranità si è parlato molto, se ne sta parlando tantissimo, è il tema diciamo, all'ordine del giorno, soprattutto in Italia. Si tende a declinare questo tema utilizzando un aggettivo. Si parla di sovranità, ma si parla soprattutto di sovranismo. E lo si fa molto, soprattutto in tempi recenti, con riferimento a movimenti, potremmo dire, di destra o di estrema destra, considerati conservatori, in Europa, ma non solo. In realtà il termine si riferirebbe a una istanza di, come dire, richiesta di sovranità rispetto nel nostro caso degli stati nazione nei confronti di istituzioni sovranazionali o internazionali. È un termine che ha assunto nel dibattito un significato per lo più dispregiativo, però è stato poi accolto da chi veniva appellato con questo attributo anche in modo positivo. Forse qualcuno ricorda, tempo fa il ministro dell'Interno è andato in una scuola a fare una presentazione a dei bambini spiegando loro il significato della parola sovranismo. Quindi che rapporto c'è fra la sovranità e il sovranismo? In realtà questo ce lo spiegheranno i nostri ospiti. La parola sovranismo non è nuovissima, ma non ha una storia lunghissima, diciamo, la prima ricorrenza è stata usata da alcuni studiosi di politica per riferirsi a delle istanze di autonomia del Quebec nei confronti dello Stato del Canada. In Italia io ho cercato l'occorrenza più antica e risale a un articolo su Repubblica pubblicato nel 2002 in cui veniva usata fra virgolette, sempre però in riferimento a una tendenza dello Stato del governo italiano nei modi di porsi rispetto alle istituzioni europee. In ogni caso, oggi si è fermato molto di più nel dibattito. Qualcuno forse ricorderà, l'anno scorso è uscito un rapporto del Censis in cui si parlava di sovranismo psichico, in cui questa tendenza, questa istanza politica, è stata declinata come una patologia proprio del pensiero, anzi diremmo forse della società nel modo in cui si comprendeva da quell'articolo. Quindi oggi proviamo a fare un attimo un passo indietro, mettere fra parentesi la cosa e cercare di tirare la quadra. Riusciamo a inquadrare questo fenomeno oggi, perché parliamo di sovranismo, scusate, di sovranismo, di sovranità e non di nazionalismo? C'è una differenza? È un modo educato di parlare di nazionalisti senza dirlo? Oppure si tratta di un concetto del tutto diverso che andrebbe approfondito meglio? Oggi cerchiamo di capirlo e capiamo soprattutto se il sovranismo è qualcosa, la sovranità è qualcosa per la democrazia di cui c'è ancora un senso parlare, quindi un concetto di cui sia necessario riappropriarsi. Vediamo se ci riusciamo, intanto vi introduco il professor Carlo Galli, vi ho già brevemente presentato, e successivamente Tomas Pazzi ci raggiungerà, ma noi incominciamo a parlare. L'intervento durerà un'oretta, poi se avete delle domande ve le potete segnare, alla fine ci sarà comunque tempo per porle. Grazie a tutti, ringrazio il professor Carlo Galli a cui adesso cedo la parola. Benvenuti, grazie di nuovo.
Bene, buonasera. Io sono assai contento di essere qui in questa cantina storica dove sono state girate scene fenomenali di un film fenomenale. E poi sono contento di essere qui perché mi hanno chiamato dei ragazzi che hanno la testa da ragazzi, e cioè la voglia di rovesciare. E appunto di mettere il mondo upside down, sotto sopra. Come è normale che avvenga e come invece non è più tanto consueto. La questione della sovranità. Chi ha qualche anno come me sa che praticamente non faceva parte del discorso pubblico. Ha fatto parte del discorso pubblico quando si trattò di far entrare l'Italia nella NATO. Per cui figuriamoci. Da allora in poi, io non ero ancora nato nel 49, stavo per nascere. Da allora in poi tutto il dibattito politico italiano non ha mai coinvolto la parola sovranità. Si diceva di tutto, ma certamente non si tirava in ballo la sovranità. Da un po' di anni è tornata apparentemente al centro delle questioni, poi non lo è. Ma vediamo di capirci. Sovranità. Se fosse come sostengono molti media mainstream, se sovranità fosse sinonimo praticamente di fascismo, avremmo un curioso problema, cioè che la nostra Costituzione comincerebbe parlando bene della sovranità, dicendo che essa appartiene al popolo. Sarebbe come dire il fascismo appartiene al popolo, l'intolleranza, la xenofobia. Ecco, evidentemente il significato della parola sovranità non è fascismo, intolleranza, xenofobia. Difficilmente, altrimenti, verrebbe messa così in alto nella gerarchia costituzionale, articolo 1, secondo comma. Non è facilissimo definire sovranità, perché è un concetto che si muove fra molti ambiti, perché è un concetto che ha a che fare con l'essenza stessa della politica, che è qualche cosa di complicato. Primo avvertimento, sovranità è, come termine, ma anche come suo significato, qualche cosa di assolutamente soltanto moderno. Esiste la parola ed esistono i contenuti proprio perché la politica moderna non ha fondamenti, si trae origine da una gigantesca crisi dei fondamenti, nel nostro caso i fondamenti della Res Publica Cristiana, i fondamenti della tradizione cristiana. Proprio in virtù di quei fondamenti, di quella crisi dei fondamenti, abbiamo dovuto inventarci la sovranità. Dante, che stupido non era, non avrebbe capito di che cosa stiamo parlando quando diciamo sovranità, perché Dante ragionava con una coppia di concetti che noi non possiamo più adoperare, cioè col concetto di auctoritas e col concetto di potestas. E noi non li conosciamo più, perché per noi autorità e potere sono la stessa cosa, e invece sono due concetti assai diversi, che vogliono dire cose assai diverse, si riferiscono a funzioni politiche assai diverse. Per cui quando un mio collega politologo mi ha detto
proprio nel momento in cui stavo presentando il mio ultimo libro sulla sovranità, con lui al fianco, diceva, insomma, questa sovranità, ma se io ti dico Roma, senatus populusque romanus, dov'è la sovranità? Le dico, lì non c'è, perché lì c'è l'auctoritas, cioè il senatus, e la potestas, cioè il populus, che messi insieme fanno l'imperium populi romani. Ma per nessun motivo al mondo puoi tradurre queste cose con sovranità. Sovranità è un concetto esistenziale, è un concetto politico esistenziale che sorge nel momento in cui la politica dubita di sé, dubita, cioè non sa più su che cosa s'appoggia. E quindi dice che s'appoggia su se stessa. Questo è sovranità. È una sintesi politica, che più frequentemente è uno Stato, ecco, che dice io. E deve dire io, perché non sa su quale terreno, perché non c'è un terreno solido sul quale esso può appoggiarsi. Non c'è una tradizione. È andata a pezzi, nel nostro caso, con le guerre civili delle religioni in Europa. La sovranità è qualcosa di moderno perché è l'autoaffermazione della politica. E la politica non si è mai autoaffermata, tranne che nell'età moderna. La politica ha sempre detto io politica, cioè rapporti di potere, traggo senso e giustificazione da qualche cosa d'altro, che so io, dalla tradizione, dalla religione, da quel che vuole. È solo in età moderna che, di fatto, con molta fatica, la politica dice io esisto perché esisto. Anzi, meglio ancora, io esisto perché voglio esistere, voglio esistere. La sovranità esprime questo carattere esistenziale della politica. Voi capite che se c'è qualcuno che dice io esisto perché voglio esistere, sta già dicendo che potrebbe non esistere. È già in preda all'ansia di, forse al timore, di sprofondare nel nulla. La sovranità è una politica infondata che vuole affermare se stessa senza avere, senza voler far ricorso ad alcun fondamento esterno. Pensate alla nostra Costituzione. Su che cosa si fonda la nostra Costituzione? Esplicitamente soltanto sul lavoro, che è un concetto estremamente complesso, ma certamente è un concetto che non è religioso, non è razziale, non è nazionale, vuol dire la interazione fra gli uomini mediata dalla interazione degli uomini con la natura. Questo è il lavoro. La nostra Repubblica non è altro che un insieme di esseri operosi che esistono grazie alla propria opera, senza dover far ricorso a null'altro, e per questo sono sovrani. È sovrano questo insieme. Dunque, non c'è nessuna garanzia. La sovranità è una politica che conosce il proprio rischio. Una politica che vuol mettere ordine, vuole affermare la propria esistenza come esistenza tipicamente ordinata, cioè prevedibile, sapendo che questa prevedibilità non c'è in natura e va assicurata attraverso un'opera.
Il nome tipico dell'opera in età moderna è il contratto. La sovranità può essere per grazia di Dio, e certamente si è presentata sempre solo in età moderna, si è presentata come sovranità dinastica per grazia di Dio, ma è stata abbastanza presto sfidata e poi sconfitta dalla sovranità popolare e dalla finzione, che però è una finzione essenziale, che la politica sia il prodotto della libera volontà razionale di tutti i cittadini, i quali affermano di esistere. Volete l'esempio più clamoroso? La Costituzione degli Stati Uniti d'America. Come comincia? We the people. Ecco, quando c'è un gruppo di esseri umani capace di dire politicamente we the people, noi il popolo, in quel momento nasce una sovranità, che come vedete è una rappresentazione, è un'idea, non è una cosa, nasce dal fatto che ci sentiamo tutti quanti membri di un corpo politico. State attenti, perché non ho detto che abbiamo tutti lo stesso sangue, la stessa razza, la stessa religione. La sovranità si fonda sulla unità di cittadini, sulla cittadinanza che ti unifica. Che cosa abbiamo in comune noi italiani? Il fatto che siamo cittadini di uno Stato sovrano chiamato Italia. Basta. Questo essere cittadini a che cosa serve? A ciascuno di noi serve perché garantisce qualche diritto. Ma a noi tutti insieme a che cosa serve? Se la sovranità a ciascuno di noi serve perché ci garantisce dei diritti, all'insieme di tutti noi a che cosa serve la sovranità? Ci serve per farci esistere sulla scena mondiale. La sovranità ha sempre queste due facce, interno e esterno. Interno, io esisto come entità sovrana e quindi ho al mio interno un determinato ordinamento. Io esisto come entità sovrana e quindi mi rapporto all'esterno, in un certo modo, verso entità a me analoghe. Allora, la sovranità è un concetto politico esistenziale, vuol dire la politica si fonda su se stessa, su un atto di volontà e di proiezione, noi il popolo. La politica sovrana ha due dimensioni, l'interno e l'esterno. Detto in un altro modo, non c'è sovranità se non ci sono confini, grazie ai quali distingue l'interno dall'esterno, ovviamente. Poi, ancora, la sovranità è un insieme di rapporti di forza, un insieme di rapporti di potere all'interno. Perché certamente i cittadini sono davanti alla legge tutti uguali, certamente i cittadini partecipano in condizioni di uguaglianza alla vita politica, ma altrettanto certamente i cittadini sono più o meno chiaramente organizzati attraverso gruppi, fasce sociali, cioè che conoscono diverse modalità di affermazione di questa o di quella classe sociale. Per cui la sovranità è un'esistenza puntuale, geometrica e concreta. Puntuale, io esisto e voglio esistere. Geometrica, io sono una figura geometrica. Concreta, io sono un corpo politico articolato. Ci siamo fin qua? Per cui ho già fatto un passo avanti rispetto alla definizione giuridica di sovranità, che
è insufficiente perché è una definizione che parla solo del fatto che è possibile individuare un punto nel quale anche solo con una proiezione convergono tutti i poteri istituzionali dello Stato. Come in un quadro rinascimentale, voi vedete, c'è una bella prospettiva, ecco, la prospettiva in linea teorica, ma anche molto, molto vera, molto concreta, potrebbe essere ricostruita facendo una proiezione. Ecco, il punto in cui si uniscono le linee della proiezione geometrica che ti dà la prospettiva, quel punto, anche se non c'è nel quadro, tuttavia deve essere concepito. Allora, un giurista dice, ecco, quel punto in cui anche se non esiste un'istituzione sovrana, anche se la sovranità è distribuita fra varie istituzioni, il punto a partire dal quale è possibile vedere le istituzioni come convergenti, quel punto è la sovranità. Io dico, beh, è un po' poco, perché in questo modo tu mi dai soltanto la dimensione del poligono, cioè dei confini e del centro del poligono. Non mi dai la definizione esistenziale, cioè non capisci come nasce, a che cosa serve la sovranità, e soprattutto non capisci come è organizzato il corpo, cioè non capisci che la sovranità è anche un corpo politico organizzato che può essere trasformato. La storia moderna è la storia A, dell'affermazione della sovranità, B, del passaggio della sovranità dal re al popolo. Affermazione della sovranità vuol dire rottura della tradizione. A operare questo è sufficiente un dinasta, un re, il quale non rompe con la tradizione fino al punto di dire io sono re ma sono ateo, perché non è scemo, perché sa benissimo che gli conviene mille volte dire io sono re per grazia di Dio. Ma certamente non sta dicendo quello che poteva dire un buon imperatore medievale, cioè io sono imperatore e collaboro col pontefice a governare questo mondo che è intrinsecamente ordinato e che sarebbe in pace se in esso non fosse il peccato. Questo ti dice la tradizione. Un re moderno dice di essere re per grazia di Dio, ovviamente, cosa vuoi che si faccia, eleggere dal popolo, e quindi fa un'alleanza trono e altare, ovviamente, un'alleanza trono e altare che egli cerca di sbilanciare il più che può a proprio favore. E soprattutto sa benissimo che deve correre per tutta la vita. Perché fare il re vuol dire esprimere sovranamente l'esistenza di un corpo politico che è continuamente minacciato e che deve continuamente tentare di minacciare gli altri. Questo è la sovranità. Sovranità è questa esistenza dura, molto dura, drammatica. Questa esistenza di un corpo che ha continuamente fame e quindi la sovranità deve alimentare continuamente al proprio interno le forze economiche, perché lo Stato, che è la forma tipica della sovranità, deve essere ricco e può essere ricco se nel proprio interno c'è una società ricca. Lo Stato deve essere grande e quanto più è grande tanto meglio è e quindi deve espandersi. Lo Stato deve essere capace di avere le sue colonie dove vanno a finire gli avventurieri che porteranno ricchezza. Lo Stato è qualche cosa, nega il proprio nome. Lo Stato vuol dire stabilità, in realtà è sempre in movimento. È la sovranità è il punto che fa esistere lo Stato, il confine che lo delimita
ed è il corpo grazie al quale quello stato è un essere vivente. Allora, uno dice, bene, quindi a un certo punto succedono per vari motivi, in modi diversi nei diversi stati europei, sulla base di diversi rapporti di forze, di diverse tradizioni organizzative, succedono delle o guerre di indipendenza, o guerre civili, o rivoluzioni, o collassi istituzionali, grazie ai quali in modi diversi e in tempi diversi a un certo punto si arriva all'esistenza di sovranità popolari che funzionano esattamente come le sovranità regie. Chiaramente con una maggiore, diciamo così, liberalità della forma giuridica, ma questo è ovvio, chiaramente con una maggiore apertura alla democrazia, anzi, sovranità popolare e democrazia sono perfetti sinonimi sotto il profilo istituzionale, certamente, ma anche il corpo politico si comporta allo stesso modo. Prima vuole esistere, vuole esistere come ordinamento dentro alcuni confini, terzo vuole esistere come potenza, prima di tutto economica, e quindi sarà guidato da questa o da quella classe sociale o da questa o quella alleanza di classi sociali che in un certo momento storicamente sono in grado di produrre la maggiore quantità di energia espansiva. Ci siamo fin qua? Allora, la sovranità a questo punto è un concetto esistenziale che vuol dire anche ulteriore, nuova, drammatica caratteristica che non è soltanto, come vi ho detto all'inizio, non è soltanto un nomos, ma è anche una anomia. Non è soltanto un ordine orientato, ma contiene anche un disordine. Detto ancora in un altro modo, la sovranità non consiste semplicemente nel fatto che il potere politico rispecchia in modo coerente e razionale bisogni e necessità del corpo politico. Esiste una autonomia della sovranità. Questo è inquietante, ma è vero. Quali sono i segni principali della sovranità? L'indipendenza politica, non sei sovrano se hai in testa qualcuno che ti comanda. Poi, la capacità di darti in piena libertà un ordinamento giuridico. Poi, la capacità di battere moneta e di estrarre risorse col fisco. Se le risorse te le estrae un altro, non sei sovrano. Poi, ahimè, la guerra. Lo jus ad bellum, il diritto di fare la guerra, è una delle più evidenti caratteristiche della sovranità. E poi ancora l'eccezione, cioè il fatto che la sovranità sia in grado di spezzare il proprio ordinamento giuridico. Ecco, la sovranità è qualcosa che dà ordine all'interno, ma non consiste soltanto nel dare ordine. Essa non è solo pacifica. Voi direte, ma che brutta cosa. Per carità, nessuno vuol dire che è bello, però facciamo un paragone, sempre improprio, ma insomma da questo punto di vista può funzionare. Un paragone fra un'entità sovrana e un essere umano, un singolo essere umano. Un singolo essere umano presumibilmente e quasi sempre è gentile, civile, beneducato, cerca di esistere,
di essere, se non ricco, almeno non miserando, di lavorare, e non è necessariamente un teppista attaccabrighe, ma in determinate circostanze può far ricorso alla violenza per, poniamo, autodifesa. E guardate, in quel momento il giudice sulla necessità dell'autodifesa è lui. Non se lo lascia dire da qualcun altro, difenditi. Se lo dice da solo. Ecco, questa facoltà di passare dalla pace alla guerra, ogni essere esistente ce l'ha. E perché non la dovrebbe avere un soggetto politico? Certo, nel paradiso non ce l'ha, certamente. Ma finché siamo su questa terra è molto complicato, e siamo più di uno, e siamo più di uno, come siamo, è molto complicato dire che la sovranità è male perché contiene lo ius ad bellum. La sovranità contiene lo ius ad bellum per il buon motivo che la sovranità esprime la esistenza di un corpo politico. Dentro un'esistenza c'è anche la possibilità, anche per il più pacifico degli uomini, di entrare in una dimensione di violenza. Si dirà, ma molto spesso la sovranità ha fatto la guerra quando non ce n'era bisogno. Certo, disgraziati, delinquenti, tutto quel che volete, ma l'estinzione di questa possibilità non la prevediamo nemmeno noi nel nostro articolo 11. Perché? Letto con un po' di attenzione e di sapere storico, quell'articolo 11 che è stato scritto per preparare l'Italia all'ingresso nell'ONU, quell'articolo dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, che è detto perfettamente. Tanto per cominciare, ripudiare è un gesto sovrano, vuol dire che io, di mia spontanea volontà, senza alcuna coazione, faccio una certa cosa. Quando c'era il ripudio, mandavo a casa la moglie, perché ne avevo abbastanza. Adesso, sovranamente, io non voglio più fare ricorso a quello che sarebbe un mio ovvio diritto, ovvio, perché se non fosse un mio diritto non sarebbe, io non posso ripudiare il fatto che non rubo il portafoglio a quella signora, perché non è mio diritto rubarle il portafoglio, io però posso ripudiare il mio diritto di fumare, cioè decido liberamente di fare qualche cosa che è indubitabilmente mio diritto. Ecco, ripudio la guerra vuol dire la guerra è indubitabilmente un mio diritto sovrano e io liberamente dico non lo adopererò. Calma, non lo adopererò per far che cosa? Per risolvere le controversie internazionali. Mi sto spiegando? Per risolvere le controversie, cioè non considererò la guerra come uno dei possibili strumenti per risolvere le controversie internazionali. Però mi riservo il diritto di fare la guerra. Tant'è vero che successivi articoli della Costituzione nominano la guerra e normano le modalità della sua dichiarazione e la modalità della sua esecuzione. Che guerra? Evidentemente la guerra di difesa. Però, anche qui, una guerra di difesa è una guerra, cioè ci si fa male lo stesso. Per cui, la guerra te ne puoi liberare come elemento normale del tuo diritto, ma te la conservi per il fatto stesso che esisti su questa terra, non puoi non considerarla come un'eventualità remota e deprecabile
e tuttavia che si può presentare. Non a caso l'abbiamo normata in Costituzione. Chi la dichiara, chi la delibera, chi la dichiara e chi la conduce. La delibera il Parlamento, la dichiara il Capo dello Stato, la conduce il Governo, a cui vengono dati i poteri necessari. Nemmeno tutti i poteri necessari. E durante la guerra non si fanno le elezioni politiche. Infatti io avevo suggerito di dichiarare guerra a uno staterello qualunque del Pacifico meridionale e così non si andava alle elezioni politiche. Ma non mi hanno dato retta. Le ragioni della sovranità non coincidono con le ragioni dei cittadini, almeno in linea teorica. Poi nel secondo dopoguerra ci siamo sforzati di costruire delle sovranità che aderiscano alle ragioni dei cittadini. Per il 99,9% dei casi. Ma certamente tutti sanno che la sovranità ha una sua autonomia. Cioè può fare cose che fanno dispiacere ai cittadini. Ve ne dico una che abbiamo fatto. Quella che è stata presentata come vincolo esterno. Che voi capite che il concetto di vincolo esterno è il contrario del concetto di sovranità. Che cos'è il vincolo esterno? Lo SME e poi l'euro. Cioè abbiamo costruito una gabbia, ci siamo chiusi dentro, abbiamo buttato via la chiave. Cedendo un aspetto della sovranità, la sovranità monetaria. Allora, adesso devo dire un'altra cosa. La sovranità, come ve l'ho spiegata io, è qualche cosa di, credo, abbastanza chiaro. Se ve l'avessi spiegata un giurista sarebbe stata anche molto più chiara. Però la sovranità si manifesta nella sua forma pura in due circostanze. Sui libri, dove appunto ti viene spiegato che cosa è, e nel caso d'eccezione o quando dichiari guerra. Lì si capisce che cos'è la sovranità, cioè è una facoltà di agire incondizionata. Incondizionata, cioè che rompe i propri condizionamenti. Speriamo di non vederla mai e basta. In mezzo, fra questi due estremi, dal libro all'incondizionato, la sovranità è sempre impura. Non è mai piena e assoluta. Anzi, è un concetto plurale e pluralistico. Nemmeno gli Stati Uniti hanno una sovranità che si impone assolutamente. La sovranità consiste nel fare i conti col mondo. E quando fai i conti col mondo, o sei in preda a un delirio, letteralmente a un delirio, o fai i conti col fatto che a questo mondo ce ne sono degli altri come te. Qualcuno più piccolo a cui puoi dare un buffetto, qualcuno più grosso che devi rispettare, qualcuno molto più grosso che devi temere. Per cui è perfettamente inutile che l'Italia dichiari guerra nell'ordine alla Francia, all'Inghilterra, all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti. Si può fare, stava esercitando un suo diritto di sovranità, però si è ritrovata sconfitta. Sovranità non è onnipotenza, è fare i conti col mondo, è realismo. E come vi dicevo, a partire dall'8 settembre 1943 vi sono fette della nostra sovranità che non ci appartengono più. Di fatto, cioè sovranità politico-strategico-militare, noi non l'abbiamo. Perché A, abbiamo perduto la guerra, B, ci siamo stati piuttosto comodi nella situazione che si è creata dopo e abbiamo risparmiato un mucchio di soldi. Perché naturalmente
il côté politico, strategico, militare della sovranità costa un mucchio di soldi. E se tu fai parte della NATO e se te ne stai bravo, caldo, accucciato nelle tue caserme a fare esercitazioni in ordine chiuso, come ho fatto io quando ero militare, rischi non ne corri, soldi non ne spendi. Chiaro, non fai la Weltpolitik. La Weltpolitik ti sei giocato la facoltà di farla quando hai perduto niente meno che la Seconda Guerra Mondiale. O che credevi che te la facessero perdere, poi ti dessero anche un buffetto, dicessero, ma dai, abbiamo scherzato. Per cui, sovranità politico-strategico-militare, quella lì è per tutto. Io posso perfino dire è per fortuna. Poi ci siamo giocati un pezzetto mica indifferente di sovranità economica, cioè precisamente la sovranità monetaria. Non ci siamo giocati la sovranità di bilancio, nel senso che tutti gli anni il Parlamento di espressione rappresentativa della sovranità popolare, organo in cui la sovranità viene rappresentata, il Parlamento decide come spendiamo i nostri soldi. Non ne possiamo più stampare, ma come li possiamo spendere lo decidiamo ancora. Sovranità dell'ordinamento. Noi del tutto liberamente abbiamo deciso che vi è una supremazia della legge europea sulla Costituzione italiana, fatti salvi i principi fondamentali. Non sono molti i paesi in Europa che hanno deciso questo. Secondo me abbiamo fatto male, ma insomma fa lo stesso. A questo punto, messi giù questi paletti, penso che abbiamo capito che sovranità ha a che fare con la serietà della politica, ma non con il fascismo. La sovranità è l'aspetto severo della politica, non è l'aspetto fascista. Se avessimo chiesto a Togliatti, scusi, lei è sovranista? Lui, dopo averci spiegato che la parola non esiste e quindi dobbiamo tornare a scuola perché siamo delle bestie ignoranti, avrebbe detto, se lei pensa che io mi dica qualcosa contro la sovranità italiana, lei scherza. La sovranità è intoccabile. Poi noi siamo internazionalisti, che vuol dire che vogliamo bene ai fratelli proletari degli altri stati e non faremo la guerra contro di loro, forse. Fine. L'idea che si possa parlare di politica senza parlare di sovranità è un'idea che esiste, che si fonda su determinate tradizioni di pensiero, certamente, ovviamente, diciamo, rivisitazione di Spinoza, diciamo, utilizzazione a man bassa di Foucault, diciamo, globalismi vari, diciamo, critica al fallologocentrismo della sovranità, critica al principio di unità che è presente dentro la sovranità. La sovranità vuol dire se non sei un'unità politica non esisti. Ecco. Sì, a parole si può dire tutto. Poi un'organizzazione storico-empirico-concreta di esistenze umane senza la sovranità ce l'hanno quelli della Somalia, che sono appunto all'interno di uno Stato fallito. Quelli della Libia, che sono all'interno di uno Stato fallito. E qualcun altro. I palestinesi, che non ce l'hanno mai avuto. Ma tutti quanti, quelli che non ce l'hanno, la vorrebbero. Poi c'è un'altra ipotesi, molto più forte, al di là di quella filosofica che conta poco, molto più, che però parallela ad essa curiosamente, cioè non solo i no borders filosofici, ma i no borders economici, cioè i neoliberisti, che per un po' hanno provato a farci credere che era possibile vivere
pratica, dove le cose in un contesto, in un modo in cui le cose importanti non le faceva la politica, non le faceva lo Stato, non le faceva la politica, non le faceva la sanità, le faceva l'economia. Beh, il destino di un popolo era segnato dall'economia, la qualità dell'esistenza era segnata dall'economia, non importa essere cittadini, importa essere nel mercato. Avere accesso al mercato è ciò che conta, non avere accesso alla cittadinanza. Lo Stato non ha alcuna autonomia, è soltanto un sistema servile di burocrati che non devono fare altro che estinguersi e, mentre si estinguono, rendere possibile il buon funzionamento del mercato. Naturalmente anche la tradizione marxista, in linea di principio soltanto teorica, aveva a che fare con l'estinzione dello Stato, però voi capite che l'estinzione dello Stato predicata dai sovietici faceva un po' ridere. Sovietici, non è che lo stesso estinguendo lo Stato stavano facendo l'esatto contrario. No, mentre invece un solido tentativo di far estinguere lo Stato, cioè di far sì che gli esseri umani non debbano più ricorrere alle seguenti categorie: politica, sovranità e Stato. Queste sono categorie, le prime due residuali, la terza proprio deve scomparire. No, sovranità deve scomparire. Restano la politica come insieme di buoni sentimenti e di assecondamento delle dinamiche economiche. Lo Stato come rotellina, ingranaggio a livello locale di una macchina mondiale. Questo l'hanno fatto i neoliberisti. Poi si sono ricreduti. Ma insomma, intanto che l'hanno fatto, ci sono state tutte le deregulation. Le deregulation sono per l'appunto le sovranità che dicono: beh, io cesso di essere un ostacolo, perché è chiaro che la sovranità è un ostacolo a tutti i vettori mondialisti o internazionalisti, essa è ostacolo. L'economia nasce dentro lo Stato. La situazione della globalizzazione invece avrebbe dovuto essere: gli Stati si danno all'interno dell'economia mondiale. No, è più questa inversione spaziale. Lo Stato dice: al mio interno io faccio crescere un'economia perché mi serve. Però questa economia, quando va fuori, quando va all'esterno, paga dazio a me, anche perché poi paga dazio agli altri stati. Non è che, ad esempio, il capitalista tal dei tali può portarmi fuori dall'Italia una vagonata di miliardi come gli pare. Eh no. Il sistema che viene variamente definito come l'ordine liberale del mondo, insomma, il sistema che nasce con la fine della Seconda Guerra Mondiale, dal punto di vista economico, il sistema di Bretton Woods, che nasce in realtà nel 1944 a Washington, è un sistema che prevede tante cose, ma non prevede la libera circolazione dei capitali. Cioè, prevede l'esistenza degli stati come entità che riescono a porre vincoli, limiti, freni al mercato. Comanda la politica, ed è un sistema fatto dagli americani, cioè non dai comunisti. Comanda la politica. Le merci, bene, facciamo le trattative per abbassare ad agio le barriere doganali. I capitali non se ne parla, gli esseri umani sì, sotto controllo politico, si muovono sotto controllo politico. Tutto ciò è saltato quando è saltato il modello economico che era implicito, cioè il modello keynesiano.
Tutto ciò è saltato quando gli americani hanno fatto la guerra in Vietnam e hanno esportato una mostruosa inflazione in tutto il mondo, quando i paesi petroliferi hanno fatto esplodere il prezzo del barile di petrolio e quando si è capito che lo Stato, che era diventato Stato sociale, richiedeva una quantità di risorse che erano incompatibili con i profitti. Da cui l'equazione capitalismo e democrazia non stanno insieme. Il grande libro della Trilateral, tradotto in italiano nel 1975, Brzezinski, Kissinger e i suoi uomini e la tesi di fondo è: bisogna scegliere fra la democrazia, Huntington, Crozier, Huntington e Brzezinski, i tre autori. Bisogna scegliere. Vuoi il capitalismo o vuoi la democrazia? Democrazia sociale, democrazia coi partiti, coi sindacati che comandano, con la burocrazia, con lo Stato sociale, con l'antifascismo. C'è cose che i più giovani qui dentro non sanno neanche che cosa vuol dire, insomma, ma che sono le cose che sono state la nostra esistenza. La risposta è stata: bene, vogliamo il capitalismo. E nel giro di 5 anni si passa da Nenni alla signora Thatcher e a Reagan. E tutto quello che segue, cioè la deregulation dei capitali fatta prevalentemente dai governi di sinistra europei negli anni 90, con il bel risultato che il mondo è entrato in una situazione di grande sviluppo nei paesi veramente sottosviluppati e di grande crisi nei paesi sviluppati, cioè, che hanno cominciato a subire la concorrenza dei cinesi, semplicemente. E quindi il modello economico prevedeva che, tenuto fermo come variabile indipendente il profitto, per risparmiare puoi soltanto abbassare le paghe degli operai o aumentare la loro produttività, farli lavorare di più e pagarli di meno, e cominciando col togliergli tutti i diritti che gli si possono togliere, particolarmente il diritto all'impiego a tempo indeterminato, che è un vincolo fortissimo alla libertà di iniziativa economica. Non vi è dubbio. Ecco. Le società occidentali sottoposte a questo regime neoliberista hanno sviluppato prima grande euforia, che bello, ci liberiamo dai sindacati, ci liberiamo dai politici, anche perché nel frattempo la stampa, che naturalmente è di proprietà dei magnati, ha insegnato a tutti noi quanto è brutta la politica, quanto è cattiva la casta, quanto sono corrotti i partiti. Ci hanno messo del loro, non è che fossero degli angeli. Ma l'idea, invece di dire questi partiti sono corrotti, l'idea fu: l'esistenza dei partiti è inutile. Ecco. E anch'io, se fossi un super miliardario, sarei lieto che il mio paese non conoscesse i partiti. Certo. Così mando un mio direttore generale a fare il ministro ed è tutto più semplice. Naturalmente il modello non tiene sotto il profilo economico, è un continuo esplodere di bolle e di crisi. Perché? Ma perché se tu togli, abbassi gli stipendi, togli le sicurezze, togli la pensione, togli il posto fisso, e non vuoi vedere la società impoverita in modo drammatico perché hai bisogno di vendere le tue merci a questi qui, che cosa gli devi far fare? Devi scambiare il salario col debito e gli dici indebitatevi su, indebitarsi è bello. Ecco. E a un certo punto, a furia di indebitare la gente, chi erogava il credito si è trovato che
ha perduto un bel po' di denaro perché aveva dato soldi anche a chi non doveva darli. La crisi del 2008. Da cui realtà più sicure e meglio organizzate della nostra sono uscite, noi non siamo ancora usciti, ma attenzione, anche quelli che ne sono usciti non restaurando i diritti degli operai e dei lavoratori, ne sono usciti approfondendo le logiche capitalistiche, non smorzandole. Per cui se ne esce aumentando la produttività, se ne esce rendendo il lavoro ancora più flessibile. Non è che se ne esce tornando allo Stato sociale. Poi noi non ne siamo proprio usciti e basta. Ecco il sovranismo. Oh mamma mia, è così facile. Ecco il populismo ed ecco il sovranismo. Dopo un po', dopo 20 anni, 25, 30 di questa cura, le società occidentali hanno capito alcune cose. Che la lotta all'inflazione è una cosa bella, ma se la lotta all'inflazione produce deflazione, se la lotta all'inflazione vuol dire tolgo i soldi di tasca a te, operaio, è meno bella. Se la lotta all'inflazione vuol dire e ti tolgo anche la pensione, è meno bella. Prima te la raccontano dicendo, ma sì, narrazione euforica, evviva, finisce la coesistenza umana fondata sul comando. La sovranità, dopo tutto, è un comando. Comincia l'esistenza umana fondata sul contratto e sul rischio, sulla sfida, sulla intrapresa. No? Grande narrazione degli anni 90. Non c'è più il governo, c'è la governance. E via. Poi arriva la crisi del 2008, la risposta è ma maledetti voi perché vi siete indebitati. Pagherete in modo sanguinoso il vostro comportamento irresponsabile. Siete senza soldi, io vi tolgo anche quelli che avete. Questo dove? In Europa. Perché? Perché l'Europa, per vari motivi, ha tentato di affermarsi sulla scena mondiale, con la moneta unica, naturalmente, costruendo una moneta fatta uguale al marco tedesco, costruita sulla stessa logica, sulla stessa filosofia politico-economica, l'ordoliberalismo, che non è coincidente col neoliberismo e che è particolarmente attento alla disciplina di bilancio, soprattutto a quella altrui. Ma insomma, e tanto perché capiate di che cosa sto parlando di Monti. Ecco. Cioè, prima c'erano le cicale, no? Berlusconi e Tremonti che dicevano indebitatevi, godete. Poi la crisi, allora Tremonti pone in essere le prime misure durissime, Berlusconi non vuole, viene fatto dimettere, non sto difendendo Berlusconi, non vuole perché sapeva che si perde consenso a far così, insomma. Viene fatto dimettere e arriva Dracula a fare la guardia alla Banca del Sangue, cioè Monti. E il risultato qual è? Il risultato è, anche grazie a un algoritmo sbagliato, l'austerità progressiva, l'austerità espansiva, si è rivelato un piccolo errore di calcolo, l'austerità non è espansiva, e ci ha ammazzato del tutto. Dopodiché, niente, la storia dei nostri giorni. Cioè, ci sono stati quelli che hanno detto ma dai, va tutto bene, forza, coraggio, evviva, crediamo nel capitalismo, nel turbo capitalismo, rottamiamo tutto quanto. E non era vero, semplicemente non era vero. Era
l'assunzione di sostanze psicotrope e basta. Ecco. E la società italiana nel frattempo stava dicendo: ma se va tutto così bene, com'è che io non arrivo alla fine del mese? Com'è che mio figlio non trova lavoro? Com'è che la sanità tutti gli anni è sempre sottofinanziata e i servizi che essa eroga sono sempre peggiori? Com'è che la scuola fa pena, io devo portare la carta igienica a scuola, sic. Com'è che l'università è degradata, è diventata un sistema a macchia di leopardo, ci sono alcune che vanno bene, altre che vanno male e non c'è verso? Com'è che l'economia non riprende? Com'è che sto peggio? Ecco. E si sono dati la risposta che ad essi è stata fornita dai partiti che hanno avuto il buon senso di dare retta a queste proteste e non di dire: non è vero, tu stai benissimo, sei ignorante, non riesci nemmeno a capire come stai, te lo dico io che stai bene, te lo diciamo noi bocconiani che stai bene, te lo diciamo noi di Wall Street che stai bene. Ci sono stati quelli un po' più intelligenti che hanno detto: ah, stai male, sì, è vero, poverino, ti spiego io perché, è colpa di questo, è colpa di quello. E questi hanno preso i voti, ma guarda un po', ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto che a insultare gli italiani o a tentare di fargli credere che stanno bene perdi i voti e che dirgli che invece poverini sono vittime di qualcuno, i voti te li danno? Poi è molto probabile che queste risposte positive, poverino, lo so che stai male, la colpa è di questa cosa, di questa, probabilmente questa risposta è una risposta sbagliata, in malafede, tutto quel che volete, ma almeno gli hai dato la soddisfazione di dargli ragione. Allora, siamo in questo punto che la sinistra è fatta da coloro che escono alle 21 per andare al concerto e la destra è fatta da coloro che escono alle 6 per andare a lavorare. Non è mia, è di Mario Tronti. Ma ci assomiglia molto, eh? Perché quelli che escono alle 6 per andare a lavorare lo sanno che stanno male e votano per quelli che gli dicono: sì, tu stai male. Quelli che escono alle 21 perché stanno bene e vanno a sentire il concerto ultra raffinato, per carità, ci sono anch'io fra loro. E sono quelli che votano a sinistra, che non sono così zotici da votare a destra. Ecco. Solo che in un mondo come questo nostro, questi sono, se va bene, il 20%, e gli altri sono l'80%. Questa è la storia. Gli altri vengono chiamati populisti e sovranisti. Perché? Ma perché dicono che il popolo è maltrattato e che il popolo è migliore dei suoi governanti. E perché sovranisti? Perché chiedono protezione e sicurezza. E la protezione e la sicurezza, non da che mondo è mondo, ma da che c'è l'età moderna, la si chiede alla sovranità. E si individua nelle forze che violano la sovranità il nemico e l'amico in colui che ripristina la sovranità e ti difende. I vettori internazionali sono il nemico, la sovranità è l'amico, perché quei vettori li smorza. Gli dice: oh, prima di entrare in casa mia pulisciti i piedi. È facilissimo da dire. Non è che gli italiani sono diventati fascisti. Ma quando? Ma dove? Ma come? Ma che fascisti? A parte che il fascismo è stato tante di quelle cose che non saprei dire che cosa, a che cosa si riferisce colui il quale afferma che gli italiani sono nati fascisti. Sono diventati tutti diciannovisti, sono diventati tutti repubblichini, sono diventati tutti avanguardisti, sono diventati tutti fascisti degli anni del consenso. Che cosa? Ma che senso ha? Poi il fascismo, se era qualcosa, era la teoria dell'inevitabile mescolarsi di politica e violenza. Ma vi sembra? Qui è l'esatto contrario,
è l'esatto contrario. Qui quella che viene chiamato fascismo è la richiesta di protezione, altro che di violenza, da coloro che la violenza l'hanno subita o credono di averla subita. Forse si sbagliano, forse non l'hanno subita, forse l'hanno subita a opera di qualcuno che essi non capiscono e non vedono. Bene, però una violenza credono di averla subita. Siccome in democrazia conta la maggioranza, se la maggioranza degli italiani pensa di aver subito violenza e pensa di volersi difendere da quella violenza attivando quello scudo che è la sovranità, è normale che ciò avvenga. E non è fascismo, al massimo è un fenomeno strutturalmente analogo al fascismo, ma solo strutturalmente, nel senso che, come il fascismo, ce l'ha insegnato Karl Polanyi, non è stato altro che la risposta delle società all'eccesso di politica capitalistica privatistica. Quando questa politica economica privatistica e capitalistica ha portato il mondo alla catastrofe del 29, così oggi la richiesta di protezione è funzionalmente la stessa cosa. È la protesta contro lo strapotere dell'economia privata e il fatto che essa, economia privata, sia stata eretta a idolo, a Dio, a misura di tutte le cose. Con l'aggravante, e questo è il neoliberismo, con l'aggravante, e questo è l'ordo liberalismo, che non possiamo nemmeno stampare moneta per difenderci dai suoi squilibri. Ecco. Non è difficile capire che cosa è successo, è difficile venirne fuori. Non è difficile, però, queste cose vengono lasciate dire e fare soltanto a due o tre forze politiche, quelle cattive. Mentre i buoni pensano che gli italiani siano diventati brutti, sporchi, cattivi e fascisti, non si sa perché, un'ondata d'odio attraverso il paese, l'insofferenza, l'intolleranza, chissà perché, forse hanno tutti letto, che so io, Julius Evola, Gobino, Carl Schmitt, Rosenberg in edizione originale in tedesco perché non è tradotto in italiano, o forse perché gli hanno portato via la pensione, o forse perché il figlio non trova lavoro. Chissà, a voi la risposta. Certamente la sinistra sembra più propensa a indicare la causa nelle sovrastrutture. Hanno letto troppi libri cattivi. Credevo, nella mia ignoranza, che la sinistra fosse il lato del radicalismo, di quelli che vanno alla radice, alla struttura. Credevo che un minimo di analisi storico, politico, economico, sociale la si potesse fare. No, bisogna dire che il mondo è brutto e cattivo e che chi ci governa è mostro e che chi lo vota è doppiamente mostro. E lasciare tutto il resto così com'è. E niente articolo 18, è sempre sotto finanziamento dei servizi pubblici e viva l'euro e viva il vincolo esterno. E se uno chiede di non essere crocifisso dal vincolo esterno, è un sovranista. Passeremo alla storia come uno dei tanti casi di totale cecità della sinistra. Totale cecità della sinistra. Che aveva veramente praterie, ma ha scelto la parte sbagliata. Si è messa coi padroni, con le forze che muovono il mondo, pensando di non riuscire a modificarle. E che sinistra è? Queste cose le fa la destra. Stare coi potenti dicendo è così perché è così e non ci puoi fare niente, è sufficiente essere di destra. La sinistra, sempre nella mia ignoranza, credevo che fosse un movimento di pensiero e di azione volto a modificare la struttura dei rapporti economico-sociali, non a fare le prediche sui migranti.
fare le prediche, c'è la Chiesa che le fa meglio di chiunque altro. La politica non fa prediche, la politica si deve porre domande, quelle giuste, e dare risposte, quelle giuste. Ad esempio, perché mai dobbiamo porci continuamente la domanda come dobbiamo trattare i migranti? E non invece porci l'unica domanda sensata, radicale, ma perché vengono via? Che cosa sta succedendo a casa loro che vengono via? Di chi è la colpa di ciò che sta succedendo? Qual è il meccanismo che fa sì che vengono via? Questa è una domanda di sinistra, altrimenti è ridicolo chiedersi come dobbiamo trattarli. È cecità. E come tutte le cecità, in politica si pagano, perché la politica è davvero la dimensione della spietatezza, non della misericordia. Cioè, chi fa errori in politica li paga, non c'è un tribunale d'appello, forse c'è la storia, forse c'è Dio il giorno del giudizio, ma qui in questo mondo puoi sbagliare a scuola e il professore ti corregge, ma se sbagli in politica, ma chi ti corregge? Ti saltano addosso. La politica è l'estrema istanza. La sovranità è importante perché consiste quantomeno nella consapevolezza che agli errori non c'è rimedio. Io esisto in un mondo difficile e drammatico. Questo è la sovranità. Non posso permettermi di sbagliare. Noi invece ci stiamo permettendo di tutto. Noi siamo pronti a cedere sovranità. Noi mettiamo in dubbio che il concetto di sovranità sia un concetto utilizzabile nel discorso politico, cosa che non fa nessuno nel pianeta Terra. Non lo fanno in Corea del Nord e in Corea del Sud, in Giappone, nelle Filippine, in Cina, in Russia, negli Stati Uniti, in Brasile, in Israele, in Turchia, in Arabia Saudita, in Egitto, in Sudafrica, in Inghilterra, in Francia, in Germania. Andateglielo voi a dire in Germania, in Francia, tu non hai sovranità, sovranità brutta, cattiva, butta via sovranità. Non toccare, giù. Vaglielo a dire tu. Solo a noi si dice sovranità brutta, cattiva, non parlare di sovranità, parla di quanto vuoi bene ai migranti. E poi si lamentano se perdono le elezioni. Questa non è sinistra, questo è delirio. Cioè, c'è da rifare, come capite, un meccanismo di analisi, cioè un cervello. Bisogna riuscire, come vogliono fare questi brillanti giovani del sottosopra, a ribaltare un'egemonia. Come minimo cominciare a far circolare la voce che esiste la sovranità e che è bene saperla trattare, che esistono le classi e che è una brutta cosa essere ridotti alla disperazione, all'insofferenza, alla mancanza, a credere di essere privi di futuro e che non ci sono chiacchiere sulle nostre eccellenze che tolgano dalla testa della gente il fatto che a Napoli sparano per le strade. Così. È necessario tornare alla vocazione originaria della sinistra. Radicalismo, non superficialità. Oggi viviamo nell'universo della superficialità. Ti facciamo ridere, divertire, commuovere, piangere, quello che vuoi. Basta che tu non pensi. Ecco, la sinistra deve fare il contrario. Pensiamo insieme e pensiamo le cose serie, che non sono necessariamente quelle buone, ma che sono sicuramente quelle che costituiscono la tua vita. Sono cose che in Italia si sapevano, le sapevano i democristiani, i liberali e i comunisti, le sapevano, ci avevano fatto la resistenza, le sapevano i fascisti. Ecco. Il neoliberismo ci ha fatto dimenticare tutto. E adesso davanti alle sue crisi ci dice, ma come osi protestare?
sarai mica sovranista? No, la risposta è no, non sono sovranista, sono uno che cerca di tornare a mettere le mani negli ingranaggi della storia, anche, non solo, anche attraverso il concetto di sovranità. Strappare il terreno sotto i piedi, ti dicono sovranista, dici no, credo nella sovranità, articolo 1, comma 2. Tu no? Grazie per l'attenzione. Grazie al professor Carlo Galli. Grazie anche per essere stato meravigliosamente nei tempi. Intanto chiedo se si può aggiungere una sedia così che Thomas Fazi possa raggiungerci qui sul palco. Abbiamo ancora un po' di tempo, quindi se avete domande adesso c'è un po' di tempo per farle, prima del prossimo intervento. Sì, se ne avete vi prego solo di avvicinarvi così che possiamo darvi il microfono a favore della registrazione. Sì. No, la mia non era proprio una domanda, ma era solo uno spunto, per, visto che era stato citato The Crisis of Democracy, quindi quel periodo, che ho letto l'altro giorno una intervista che aveva fatto Bernardo Bertolucci all'epoca, raccontando quando era uscito Novecento, che mi pare sia metà degli anni 70 all'incirca, no? E ha detto che in quel periodo aveva fatto una proiezione per gli allora dirigenti del Partito Comunista, essendo un film abbastanza lungo di 4 ore, ha fatto vedere la prima parte, poi c'era stato tipo un piccolo dibattito, così era previsto così, poi la seconda parte ci doveva essere la seconda parte del dibattito. Finisce la prima parte, che raccontava tutti i primi moti, così tutti contenti. La seconda parte è finita a gelo, e ha detto, guarda, è meglio che il dibattito lo saltiamo. Poi gli hanno spiegato che era, perché in quel film lì faceva vedere questa specie di processo maoista, e questa cosa non era stata vista bene, perché gli hanno spiegato, guarda, che in questo periodo noi stiamo cercando di avere un'interazione con, diciamo, il padronato, chiamiamola così. E lui fa, all'epoca non compresi tanto bene, rivedendo la cosa anni dopo, ho capito. Ecco, quindi non è una domanda, però era solamente una cosa che mi aveva colpito, che già a metà degli anni 70 c'era questo spirito. Ecco, volevo solamente sottolineare questo. Vuole dire qualcosa? È meglio che non la dica. È meglio che non la dica perché abbiamo dei miti, uno è Berlinguer, non può essere toccato. Certamente era molto migliore di tutto ciò che è venuto dopo, ma ecco, diciamo così, la subalternità, la subalternità del Partito Comunista al paradigma economico comunque dominante è un fatto accertato, è un fatto storico. Non hanno mai pensato di saper fare qualche cosa di diverso, hanno sempre solo preteso di saper fare meglio. A volte è stato vero, a volte no. Quando hanno capito, a volte lo hanno detto, c'è un famoso discorso di Napolitano che gliel'ha poi scritto Spaventa sull'ingresso dell'Italia nello SME, e lui l'ha capito, l'ha detto, è un modello deflattivo volto a distruggere il potere d'acquisto dei ceti medio-bassi e a punire severamente le organizzazioni dei lavoratori.
bravo, però poi è stato lettera morta, è caduto lì così, anche perché bisogna dire che se mai Berlinguer avesse avuto un'idea di autonomia, non dico terza via perché non voglio offenderne la memoria fino a questo punto, ecco, autonomia, gliel'hanno fatta passare molto in fretta, ammazzando Moro, che era l'unica sponda che c'era sul mercato, e naturalmente con quell'uccisione la nostra fedeltà al modello atlantico e neoliberista è stata garantita per sempre, ma penso che non ce ne sarebbe stato bisogno. È stata una vita sacrificata probabilmente inutilmente. Non saremmo stati un grande pericolo per il capitalismo mondiale. Non volevamo esserlo, non potevamo, e le cose sono andate a finire come dovevano andare a finire. Prego. Io volevo interloquire sulla questione, a partire da, volevo fare un'interlocuzione su questo, ovvero in che termini la sovranità è uno scudo alle ferite inflitte dal capitalismo sul corpo sociale. Il mio dubbio è che come dire, ci sia una polarità che lei, so come lettore di Agamben, ha anche esplorato, tra sovranità e governamentalità. Lei prima, diciamo, ha scritto, diciamo, nel partito dei globalisti, insomma, coloro che hanno come loro maître à penser Foucault, eccetera. Però, diciamo, so che lei si è occupato anche di analizzare il pensiero di Agamben rispetto a Schmitt e Benjamin. Quindi, siamo sicuri, ecco, che la sovranità abbia questo potere, cioè di riuscire a fare da argine allo scempio, diciamo, che il governo delle vite del capitale pone in essere. Questo rispetto a due esempi concreti. Uno è quello, diciamo, per esempio, dell'istituzione del contratto anche di lavoro, per esempio, che in Italia, ma in altre parti del mondo è uguale, in realtà in qualche modo è svuotato dal di dentro, perché ciò che rende veramente effettivo il contratto non è l'istituzione del contratto, ma la performance interna. Quindi il contratto serve solamente a stabilire un vincolo, diciamo, una, come la chiamano gli economisti, una dittatura benigna, e poi quello che veramente fa la differenza è quello che succede dentro, che non è definito nel contratto. Allo stesso modo mi sembra che la cittadinanza oramai sia anche lì un vincolo vuoto, perché ciò che decide la quantità di diritti a cui poter aspirare è la tua produttività, no? Ecco, quindi a me sembra a volte che questa insistenza sulla sovranità sia un modo di eludere un'analisi più approfondita e articolata dell'economia politica, che mi sembra che sia stato un po', insomma, è l'origine da cui è nato buona parte della sinistra nel mondo. Grazie. Io potrei cavarmela dicendole, son mica io che dico che la sovranità è un vincolo, è uno scudo, sono quelli che votano i partiti cosiddetti sovranisti. Anzi, ho anche detto, non è probabile che lì ci sia la soluzione, però almeno fatti lo sforzo di capire che cosa sta succedendo. Questa è la prima risposta superficiale. La seconda, sì, ma poi sono pieno di allievi che mi dicono proprio tutti questa roba qui. Si tratta semplicemente di fare una scommessa. È vero che la potenza del capitale, il biopotere capitalistico è invincibile? Ci sembra di sì. Eh sì, è pervasivo. Tutta la società è una società di mercato. Questi non sono slogan da centri sociali,
Questa è una fotografia del presente. Ditemi qual è un ambito dell'esistenza che non sia sottoposto a valutazione e monetizzazione e mercificazione. Ditemene uno e poi dopo io sono contento. Io ne ho trovato uno solo. Entrare in una brutta chiesa per pregare. Quello te lo lasciano fare. Già se la chiesa è bella devi pagare per entrare. Non c'è altro ambito dell'esistenza. Studiare? Sei valutato. Fare ricerca? Non ne parliamo. Sei sempre valutato, di solito da persone incompetenti. Arte? Beh, la parola d'ordine è valorizzazione. Valorizzazione vuol dire mettere sul mercato, trarre valore. Sanità? Beh, te la fanno pagare e a me piacerebbe fare che qualche sociologo statistico si rendesse utile una volta nella vita facendo un facile controllo sull'età media dei ricchi rispetto all'età media dei poveri. Sull'aspettativa media di vita dei ricchi rispetto ai poveri. Dice così. E poi lasciamo che qualcuno ne tragga qualche conseguenza, se è capace. No. Ditemi un ambito dell'esistenza in cui si può fare a meno del capitale e delle sue logiche. Non c'è. E io invece sono vissuto in un'epoca in cui c'era, cioè, ci mettevano dei muri fra la scuola e l'economia. Anche fra l'università e l'economia. Non servivamo a niente, però almeno non eravamo valutati, non eravamo monetizzati. Non ci toccava rispondere a domande idiote del tipo quanti brevetti hai ottenuto e quali sono le ricadute sul territorio della tua ricerca. Cose che tutti i santi giorni tocca fare. Le ricadute sul territorio della mia ricerca. Che se non ci sono ricadute sei uno che ruba lo stipendio. Dice, ma io studio il rapporto fra Adorno e Hegel, quindi non vedo grosse ricadute. E perché studi questa roba? Come ti permetti di studiare questa roba? Chiaro che un potenziamento della sovranità, se fosse possibile, potrebbe anche significare soltanto che queste logiche vengono implementate, rafforzate, militarizzate, magari condite di un qualche diritto di intolleranza verso quelli che stanno peggio di noi. Così ti sfoghi. Classico. Le ho studiate anch'io queste cose. È molto probabile che vada a finire così. Se la richiesta di sovranità la intercetta solo a destra, è molto probabile che vada a finire che ci teniamo il capitalismo più l'intolleranza. Se per caso la sinistra cominciasse a fare il suo mestiere, magari una sovranità rafforzata potrebbe portare il paese verso una situazione di stato sociale, non dico come quella degli anni 60 o 70, ma una situazione di minor squilibrio, non si chiede mica tanto. Certamente la prospettiva che devi avere in mente è quella di superare la forma di produzione capitalistica, perché se non ce l'hai in mente non fai neanche il primo passo, che come sempre in attesa della rivoluzione mondiale è un compromesso. Costringi l'avversario a un compromesso, non è difficile, è stato fatto. Torniamo a farlo. Adesso c'è un pugile vittorioso e l'altro al tappeto. Dice, ma è sbagliato leggere le cose in questo modo? Siamo tutti sulla stessa barca, il corpo sociale è un corpo organico, non ci sono vincitori e vinti, eccetera, eccetera. E questa è la favola dell'ordoliberalismo. La favola del neoliberismo è non mi importa niente dei vincitori e vinti, la vita è una giungla, vinca il migliore e vai al diavolo.
l'ordoliberalismo dice no, c'è un corpo sociale organico, c'è posto per tutti, purché non ci sia l'idea di una lacerazione, di un conflitto, ci deve essere l'idea della collaborazione, poi vedrai come andiamo bene. Non hanno funzionato queste cose. O se stanno funzionando, il neoliberismo sta ancora funzionando da qualche parte del mondo, Stati Uniti, con costi sociali crescenti. Cioè, non a caso le elezioni le ha vinte Trump, che naturalmente non è un comunista anticapitalistico, ma è stato percepito come, perché sennò i voti dove li prendeva, è stato percepito come il difensore dei perdenti nei confronti di poteri troppo forti. Cioè, lui era quello di sinistra e la Clinton era quella di destra. La Clinton stava dalle parti dei vincitori. Non è vero, no? L'hanno venduta così, lei non ha saputo svendersi. Ecco. Poi il risultato è che pare che il capitalismo ci sia ancora negli Stati Uniti e che non sono abbastanza informato per dire peggio o meglio. Certo, c'è pure la ripresa economica, per cui in breve ti dicono, beh, gente che prima era disoccupata adesso ha un lavoro, cosa vuoi di più dalla vita? Certo, è pagato questa vita con la sottomissione ogni minuto della tua esistenza alle logiche del capitale. Ogni minuto della tua esistenza. Cioè, se vuoi scappare devi finire in mezzo ai boschi, forse. Però almeno il posto di lavoro glielo dai alla gente. Certo, poi ci sono i poveri grassi che non hanno la sanità, ci sono e come, eccetera, eccetera. Nessuno pretende la felicità in terra. Però noi qui possiamo fare meglio, sì. In che modo? Costringendo il capitale a un compromesso. Dice, ma come, abbiamo un capitale esile, anemico, tu lo vuoi pure costringere a un compromesso? Dico, tanto quello resta esile, anemico. Gli abbiamo spalancato tutte le strade, gli abbiamo fatto tutte le deregulation e quelli continuano a essere esili e anemici. Allora, e in compenso abbiamo distrutto la società e siamo lì lì per distruggere la democrazia. Complimenti. Perché se è vero che quelli che votano certi partiti sono tutti fascisti, beh, allora la notizia è che più del 50% degli italiani è fascista. Mi pare leggermente esagerato. Ma certamente più del 50% degli italiani non è amica dell'ordine di cose esistente. Dentro l'ordine di cose esistente ci sono le buone maniere, la bontà verso i migranti, il rispetto degli altri e anche la democrazia. Più di metà degli italiani ha parecchio da ridire su tutto ciò. Complimenti. Abbiamo maledetto i democristiani per decenni. Mentre insieme ai comunisti facevano l'Italia. Adesso ci toccherebbe pure applaudire a questi che la stanno distruggendo e dire che va tutto bene e che l'Italia è un grande paese di grandi eccellenze, che abbiamo i cuochi migliori del mondo. L'elemento derisorio è quello che è divenuto insopportabile. Tu non puoi andare a dire agli italiani che stanno bene, perché non è vero. Il 20% degli italiani sta benino e il 2% sta bene. Allora, se vuoi il voto del 20%, ecco, ti è accontentato. Ti raccontiamo una cosa, che ci vuole il 51% per governare. E non lo avrai mai. Non a caso stava facendo la legge elettorale e la riforma costituzionale congegnate in modo da consentire a chi prendeva il 30% di tenersi il governo per sempre. Questo è, poi se può girare, si può dire che sono tutti fascisti. Io, francamente, consegnare metà degli italiani al fascismo mi sembra che una definizione un po' estesa di fascismo assomiglia alla definizione che dava Hobbes della tirannide, cioè tutti quelli che non ti piacciono tu li chiami tiranni.
tutti quelli che votano per i partiti che secondo te non dovrebbero esistere, tu li chiami fascisti. Ma bravo, però questa non è politica. Questa non è politica, dire certi partiti fossi in me non dovrebbero nemmeno esistere, non è politica. No, non è questione di fascismo, è questione che è stata tirata troppo la corda perché di vincitori ce n'era rimasto uno solo e ha voluto strafare. E ha voluto strafare. Nel bene tutti euforici, nel male tutti da castigare per la nostra invereconda capacità di fare debiti. E nessuno che diceva niente. Io mi ricordo i senatori comunisti, poi di Essini, che scendevano dal treno a Bologna e dicevano oggi abbiamo votato l'articolo 31, abbiamo fatto bene, bisognava votarlo. Bene. Ed eccoti il risultato. Goditi l'articolo 81. E tu, con tutto quello che ci va dietro. È chiaro che il primo che dice e io sforo il 3% e io mando al diavolo l'euro e chi sono questi di Bruxelles piglia i voti. È evidente. Alternativa? Non mandare più la gente a votare. Oppure fare tante belle agenzie neutrali, tra mille virgolette, che si occupano di tutto e lasciano al Parlamento eletto soltanto la determinazione dei giorni festivi, come capitava al Senato di Roma durante l'impero. C'era il Senato, aveva come compito quello di celebrare i giorni festivi della dinastia regnante. Vogliamo fare questo? La verità è che ci sono problemi strutturali, io non so come risolverli, però so che ci sono e gli italiani forse è meglio dirglielo, perché loro se ne sono già accorti, sulla loro pelle del biopotere, se ne sono già accorti. Almeno glielo diciamo. E poi gli diciamo anche, guarda, secondo noi per venirne fuori, detto in modo veloce, biopotere vuol dire capitalismo. Sovranità vuol dire che a un certo punto arriva un ostacolo, un vincolo, un limite che si chiama legge. Questo vuol dire. Fai una legge. La prima legge da fare, abroghi l'articolo 81. La seconda, torni a mettere l'articolo 18. Non nell'ultima versione, nella prima. Poi dopo cominci a rifinanziare la scuola, la sanità, l'università. E poi cominci a fare delle opere pubbliche. E poi dici, metti sulle tue bandiere, il mio nemico è la disoccupazione. E se l'inflazione ti schizza al 5%, pazienza. Io ero al mondo quando Andreatta emetteva i bond al 23% perché c'era l'inflazione al 22%. Sono ancora qui. Non voglio l'inflazione al 22%. Però, come mi dicono tanti colleghi esimi economisti, un'inflazione al 5 cosa fa? Ti riaggancia, ti riaccende le lotte sindacali. E beh, cioè, perché peggio di così? Ti riaccende le lotte sindacali. Bene, e facciamo le lotte sindacali. E così i padroni si svegliano e i sindacati pure. Insomma, torna un mondo fatto di sacrosanti, fisiologici conflitti. E questo è un discorso moderatissimo che se l'avessi fatto nel 68 mi avrebbero bastonato. Va bene? E se lo faccio oggi passo per essere peggio di Lenin. Ecco, non si può vivere in un perenne stagnante declino perché fermentano i rancori, le insoddisfazioni e gli odi. Ma non perché ci sono i cattivi maestri, perché c'è una cattiva politica e un cattivo paradigma economico. O lo diciamo o diamo tutto in mano alla destra. La destra economica prima fa i soldi, poi fa i disastri, poi arriva la destra politica sociale. E noi cosa ci stiamo a fare? Bah.
Qual è il nostro scopo nella vita? Boh. Tutto la destra fa. Bravi. E io così, per un vezzo da anziano, sono ancora di sinistra. Guarda un po'. Però non per fare le cose della destra. Eh no, quelle le fanno loro meglio. No, non le facciamo noi. Noi dobbiamo fare delle altre cose. Cominciare da una nuova analisi, nuovi paradigmi, che poi sono vecchi, però suonano nuovi. E per stare alla sua domanda, se lei ha ragione non c'è niente da fare. Allora, uno lo accetta e sai cosa c'è di nuovo? Ti saluto e vado a pescare. È che non è vero, nessuno ha pienamente ragione, non è vero che il biopotere del capitale è invincibile, è potentissimo. Però c'è una cosa che mi conforta, il fatto che il capitale e i suoi ammennicoli mediatici continuano a temere selvaggiamente la politica, lo Stato, la sovranità e i partiti. Invece di dire, ma sì, poveri, cari, a noi piacciono i partiti, no, continuano a dire che sono brutti, sporchi e cattivi. Questo mi fa pensare che ne abbiano ancora paura. E allora, se loro hanno paura, c'è ancora un po' di speranza. Come vedete, è una porta stretta. Però il giorno che diranno, beh, ma siamo sovranisti anche noi, allora abbiamo chiuso. Può darsi che molto presto arrivi. Certamente, se noi non intercettiamo niente di quello che la società ci dice, ci urla, se non intercettiamo niente, è chiaro, fanno tutto loro. Poi io non faccio più politica, ma mai l'ho fatta, ma insomma oggi meno che mai, per cui consegno queste parole a chi mi vuole ascoltare e a chi eventualmente voglia fare politica. Ne faccia l'uso che gli